pochi tornei internazionali che propone nella stessa settimana un tabellone maschile da $15.000 e uno femminile da $25.000. La Canottieri Padova è arrivata quest'anno all'8ª edizione del femminile e alla 4ª edizione del Future maschile. Il Padova Challenge Open diventa così uno degli eventi più spettacolari nel panorama del tennis internazionale, anche grazie al contesto in cui è inserito. È stata dura dopo l'alluvione del 2 novembre 2010. Abbiamo dovuto rifare tutto, praticamente tutto, da zero, da quota terra fino ai 2,5 metri, quindi era tutto distrutto. Pare che ce l'abbiamo fatta e la Canottieri più bella di prima. È stato un impegno nella ricostruzione da parte non solo economico, diciamo, della società, dei soci, ma anche proprio delle persone che sono venute qui ad aiutarvi a togliere il fango, a ricostruirla, a farla più bella. Questa è la fase eroica, sì, nei primi mesi dopo l'alluvione abbiamo avuto un concorso di opere, di assistenza da parte dei nostri soci che è stato quello che ci ha spinto a crederci che si poteva fare tutto. Avete due squadre di punta, però anche tutto un movimento che si sta muovendo. Che si sta sviluppando, direi positivamente, a ridosso delle attività della Serie A2, maschile e femminile, tra l'altro tuttora in corso in questo periodo. In particolare c'è il settore giovanile, ci sono quest'anno addirittura 10 squadre under, dall'under 10 all'under 16, maschile e femminile, quindi con un incremento rispetto agli anni passati di partecipazione, oltre alle serie D, 1, di 2, sempre maschili, di 3, maschili e femminile, quindi un'attività che ha iniziato a svilupparsi nel mese di aprile e che continuerà, incrociando le dita fino a settembre-ottobre. Risorse ed energie sembra aver dato i suoi frutti, tanto che la tappa è riconfermata il prossimo anno con il medesimo Montepremi. Quest'anno ci sarà anche Trieste in un combine, ma dopo Roma era l'unico. In Italia devo dire che la formula è vincente, è bella questa simbiosi fra maschile e femminile, accontenta tutti, ma soprattutto i giocatori sono contenti, socializzano, a me piace molto, senza ombra di dubbio. Parliamo un po' dei contenuti tecnici e del livello di gioco. Sì, quest'anno abbiamo avuto un entry list migliore dell'anno scorso, circa 100 posizioni migliorata quella femminile, una settantina nonostante l'assenza di Stefano Galvani che ha dato forfè alla fine. Il livello è buono, abbiamo una finale di degno rispetto, c'è Colinda Dentoni che senza dubbio è una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni, la tedesca Fritzmann, 18 anni da pochi giorni, credo che la vedremo un po' come la Cornela Petkovic più in alto di queste posizioni qui. Allora, sei una ragazza giovanissima, un torneo perfetto dalle qualificazioni fino alla vittoria. È un grande successo perché si è allenata anche le settimane precedenti e ha avuto successo anche lì e questo naturalmente ha confermato il risultato. Anch'io spero che porti fortuna, che naturalmente io cerco anch'io andare nelle più alte posizioni e quindi spero di andare nelle top anch'io. Peccato per la finale, però per te è stato comunque un bellissimo torneo. Sì, è stato un bellissimo torneo, ho giocato molto bene tutte le partite, anche perché venivo da un periodo, diciamo, un po' bruttino, ecco, non ho vinto molto nell'ultimo anno e questo torneo mi ha dato tanta fiducia, mi sono trovata molto bene dall'inizio della prima partita e sono contenta, insomma, del mio risultato. Senti, adesso in programma che cosa c'è? Adesso dovrei partire per Montpellier. Dovrei partire domani perché oggi non c'è più l'aereo e martedì inizia un altro torneo, un altro 25.000. Speriamo vada come questo. In bocca al lupo allora. Crepi, grazie. Grazie.
piaciuto non solo il gioco in campo, ma anche lo stile di condotta di queste giovani atlete ed atleti che stanno tentando di scalare le classifiche mondiali. Canottieri Padova, anche quest'anno un doppio impegno, maschile e femminile. Sì, è la quarta volta direi, e come al solito abbiamo portato a termine l'evento. Sicuramente la struttura logistica della Canottieri Padova aiuta moltissimo, anche e questo si è visto soprattutto in occasione dell'acquazzone dell'altro giorno, in cui da 5 campi siamo riusciti a rientrare su 8 campi in un'ora, questo anche per l'ottimo drenaggio dei campi. Per fare un combine ci vuole una struttura adeguata e devo dire che questo circolo si presta. Poi l'esperienza ormai del quarto anno insegna moltissimo a ovviare quei piccoli inconvenienti che si possono avere giorno per giorno. Un referee donna non è facile trovarne, tu sei qui da una settimana, hai visto tanti partite, ma come si comportano questi atleti in campo? Beh, la settimana sotto questo aspetto è andata davvero molto bene, la mia prima esperienza ad un combined event, quindi un torneo maschile e femminile. La condivisione con l'altro supervisor è andata in, diciamo, della settimana è andata in modo ottimale e non ci siamo assolutamente lamentati, anzi tutti gli atleti sono stati sia uomini che donne assolutamente bravi in campo, nessun problema. Soprattutto i giovani hanno accolto con calore giocatori e giocatrici, tanto più che i due argentini Guillermo Kerry e Jonathan Gozalia, giocatori di Serie A2 della Canottieri, hanno conquistato rispettivamente semifinale e finale nel singolare maschile, vinto poi da Luca Vanni. Tu segui non solo come maestra qui alla Canottieri i ragazzini, ma anche come tecnico regionale. Quali sono gli sviluppi, come stanno andando i ragazzi del Veneto? Beh, c'è moltissimo movimento, l'attività è intensa perché i ragazzini cominciano da anche novembre-dicembre, ma da gennaio per loro già il calendario è fitto e parlo soprattutto di ragazzini under 8, under 10, quindi, e sono tanti. Ogni anno aumenta la quantità, quindi vuol dire che viene fatta anche una buonissima promozione, che è molto importante, e il livello è buono. Padova è un centro propulsore per il tennis, lo abbiamo visto oggi, ma ci sono tanti eventi anche proposti in questa, nella città del Santo. Tennis è in continua ascesa, l'attività agonistica in generale va molto bene. Per quanto riguarda in particolare l'attività internazionale, adesso abbiamo assistito all'atto conclusivo del torneo combined della Canottieri Padova, va benissimo direi. Abbiamo il $15,000 che si svolge in aprile, città di Padova presso il plebiscito, abbiamo il $15,000 maschile della Canottieri Padova e contemporaneamente il $25,000 femminile e poi in agosto il $15,000 che si disputerà presso il TC Este. Per il Veneto si tratta di un'altra importante vetrina per mostrare il tennis agli appassionati, ma anche a chi si vuole avvicinare a questo sport per la prima volta. E il Veneto quest'anno ha proposto di nuovo tanti tornei internazionali, la Canottieri in maniera particolare propone un doppio evento importante per il Veneto. Sì, grazie a questi tornei stiamo crescendo ulteriormente, da tutti i punti di vista, lo dicono i numeri, ma lo dice proprio anche la voglia di tennis. Quando entro in questo circolo sento proprio profumo di tennis e con questa manifestazione si riesce veramente a raggiungere l'eccellenza. Io devo ringraziare ovviamente i presidenti dei circoli che organizzano questi tornei importanti perché danno veramente fuoco a quello che è la voglia di tennis da parte degli appassionati e soprattutto da parte dei ragazzi che quotidianamente calcano i nostri campi da tennis.
appena concluso il $25,000 femminile alla Canottieri Padova e Annalena Fresdam la vincitrice. Il tempo di gioco è 1:20, è stata una partita abbastanza agile, 6-2-6-2 il punteggio, però tutto il torneo è stato ricco di emozioni e di eventi. Questo sarà solo uno dei tanti appuntamenti del tennis internazionale nel Veneto. La Canottieri propone il doppio appuntamento maschile e femminile, ma tante altre emozioni ci aspettano in quest'estate di tennis. Tennis. There was no German television, so I all the time Super Tennis.